Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo tra la cella numero 5, che è stata la stanza di Padre Pio già nei primi anni qui a San Giovanni Rotondo, poi si trasferì nella numero 1 e questo divenne il suo studio, è il sacellum, ovvero la cappellina interna del convento dove per 2 lunghi anni Padre Pio, come lo racconta questa targa, ha celebrato il periodo della segregazione. Qui dentro ha celebrato la Santa Messa da solo, dall'11 giugno del 31 al 15 luglio del 33. Ma non andiamo a questo periodo, andiamo ad un altro periodo, andiamo al 1919. Ormai si era sparsa la notizia, tutto il mondo parlava di Padre Pio e qui a San Giovanni Rotondo, si catapultò il mondo intero. Tanti devoti, tanti figli spirituali, e lui scrive al suo padre Benedetto quello che accadeva anche nel suo intimo, ma vogliamo farlo in questo luogo, nella cappellina interna, ovvero nel sacellum. Ecco, proprio da qui sicuramente Padre Pio, dopo il ringraziamento, sarà andato nella sua stanza e ha scritto questa lettera di getto. La scrive a luna, Padre Pio, dopo mezzanotte e addirittura dopo 19 ore di lavoro. Da più giorni, caro padre, mi sento estremamente accasciato nello spirito e nel corpo. Se si continuerà in questo passo, mio buon padre, inevitabilmente dovrò soccombere. Non me la sento proprio più, l'amarezza che sento nell'animo è estrema, sono ferito a morte. Sono solo a combattere di giorno e di notte. Padre mio, non ne posso più. Tutto mi sento stritolare sotto questa forza irresistibile. Dio mio, quanto desidero per un solo istante almeno appoggiare il mio capo sul tuo seno, ma questo mi è negato. E fiat, scrive Padre Pio. Il mio cuore è squarciato, è ridotto a brandelli, da questo estremo e duro martirio. La vostra lettera, scrive Padre Pio, l'attendevo come una cerva assetata, ma adessa ha finito di amareggiarmi l'animo. E poi mi si fanno dei paterni rimproveri, scrive Padre Pio, di cui riconosco chiaramente non essere colpevole. Infatti, Padre Benedetto, gli aveva scritto qualche giorno prima, di essere più celere nella scrittura, di raccontargli ancora quello che stava accadendo. Ecco, glielo aveva scritto proprio perché voleva conoscere e voleva sapere ancora di più, anche perché il concorso qui a San Giovanni Rotondo di persone, di fedeli, era diminuito e Padre Pio risponde: è vero che il concorso è diminuito, ma dovete pur sapere che sono il solo alla lettera a portarne tutto il peso, non escluso quello di buona parte della corrispondenza che cerco di disbrigarla nelle ore notturne. Il concorso è diminuito per gli altri, ma non per me. Dal lavoro sono esclusi gli altri, ma non io. Il mio lavoro è sempre assiduo e con più responsabilità. Ed è ormai l'una, dopo la mezzanotte, che traccio queste poche righe. Sono ormai 19 ore che vado sostenendo, senza un po' di sosta, questo lavoro. Ma pazienza.